picking up the pieces of the wreck you went and left. And I'm dealing with dilemmas in my now so stressful life. Ci sono tante fighe di mangio, vicine, tutte sparse. Poi ci sono i marciapiedi che sono tutti srobati. I sate, che poi proprio sono enormi, che vi fosse tanta la cosa. Tutto questo è buono, diciamo, se lui giustamente speriamo, il Signore, che sale, è giusto. E fa tutte queste cose che giustamente siamo tutti mezzassata. Signore, lei pure ha fiducia? Come no, sì, massima fiducia, perché? Perché è una persona seria, una persona veramente che una si può fidare di lui. Noi ci crediamo fermamente e vogliamo che la gente veramente si renda conto di questa persona speciale che abbiamo qua a Palermo e che veramente la faccia salire, e credo veramente nei buoni propositi che lui ha per questa città. Perché ho capito che in lui c'è l'amore per questa città. Ha dato posti di lavoro, cioè con la sua azienda è riuscito a quantomeno a creare quello che noi cerchiamo a Palermo, che sono posti di lavoro. E non è poco oggi come oggi. È chiaro, secondo me, che nel contesto di Palermo troverà molte, molte problematiche, perché troverà una città in ginocchio, lo sappiamo tutti. Per cui non sarà facile andare a risolvere i problemi, però io dico soltanto una cosa: ci sono molte cose che non c'è bisogno neanche tanti soldi, cioè noi abbiamo delle strutture che bisogna soltanto farle funzionare, le abbiamo. Abbiamo il turismo che l'abbiamo, bisogna soltanto farlo evidenziare, metterlo alla luce e con costi molto bassi. Io dico questo, lavorare su queste cose è assurdo, andare a lavorare su opere megagalattiche dove non ci sono fondi, oggi come oggi i fondi non ci sono, per cui lavorare su cose con bassi costi. Il turismo abbraccia esattamente 5-6 punti della città, la fiera campionaria che è chiusa la riapriremo, un centro congressi che non è mai esistito lo faremo. Una Mondello, che creeremo una Mondello pedonale, una Rambla a Palermo, e soprattutto leveremo l'immondizia con la riunione delle compartecipate, con un piano ristrutturale aziendale. È il mio compito di amministrare il comune come una grandissima impresa. Ci riusciremo sicuramente con l'aiuto di tutti voi. Se, io lo dico subito e non lo nego, non negherò mai, senza l'aiuto dei cittadini io o persone tante capaci come me non riusciranno a risolvere il problema di Palermo. Ho bisogno dell'aiuto dei cittadini, dove mostreremo come i cittadini possono partecipare alla vita del comune. Non vi deluderò, assolutamente. Mi impegno con la mia parola d'onore che tutto quello che è il programma sarà fatto. E se non lo saprò fare, ma più che non lo saprò fare, o mi impediranno a farlo, darò le dimissioni. Condivido tutto, però sarà molto dura, perché sappiamo le problematiche di Palermo. Tutti tentano, però speriamo che sia l'uomo giusto per aggiustare un bel po' di cose a Palermo.